Vediamo ora un bel problema sul ciclo di Carnot, un problema molto completo. Questi sono i dati, sappiamo che il ciclo di Carnot è fatto di quattro trasformazioni, di cui la prima è una isoterma in espansione. E il volume iniziale è 10 litri e alla fine dell'espansione isoterma il volume è triplicato. Poi sempre nello stato iniziale la pressione è 12 atmosfere, poi conosciamo il volume nello stato C 45 litri. La temperatura calda a 1000 Kelvin e i calori specifici molari a volume a pressione costante 12,5 e 28 joule su Kelvin. Già capiamo che si tratta di un gas monoatomico perché 12,5 è una volta e mezza 8,3, cioè è una volta e mezza R, quindi è 3 mezzi R e vuol dire che i gradi di libertà sono 3. Perché il calore specifico molare a volume costante si calcola come metà dei gradi di libertà per R, L mezzi per R. Comunque non era necessario intuire che fosse un gas monoatomico. Vediamo le domande. Disegna il ciclo di Carnot nel piano PV, pressione e volume in ogni stato, i calori scambiati con le due sorgenti calda e fredda, il lavoro compiuto subito in ogni singola trasformazione delle quattro, il lavoro del ciclo, il rendimento. Poi aggiusta il disegno del ciclo di Carnot inserendo nel grafico tutti i valori trovati. C'è anche uno svolgimento sul file Excel, che è questo, dove vediamo infatti rappresentato fedelmente il ciclo di Carnot dato, con lo stato A dove la pressione è 12 atmosfere, il volume 10 litri, lo stato B il volume diventa triplo, 30 litri, poi il volume di C 45 litri, così come richiesto nei dati. Ecco qua dichiarato volume C 45 litri. Abbiamo anche la temperatura calda a 1000 Kelvin, che è rappresentata da questa isoterma rossa. E così in pratica abbiamo già risposto alla prima domanda, disegnare il ciclo di Carnot nel piano PV. Poi pressione e volume in ogni stato ABCD. Ma prima torniamo un attimo ai volumi. Ricordiamo la regola già detta che se durante l'espansione isoterma il volume triplica, durante la compressione isoterma il volume trimezza, quindi da 10 a 30 litri triplica, da 45 deve trimezzare, cioè deve diventare un terzo, quindi 45 deve diventare 15 litri. E questo in virtù di quella relazione che abbiamo dimostrato che il rapporto VB su VA, quindi l'espansione isoterma, è uguale al rapporto dei volumi VC su VD, quindi la compressione isoterma. Perciò abbiamo già scoperto il volume nello stato D è 15 litri, come si vede anche dal grafico Excel, 15 litri volume D. Ora possiamo passare alle pressioni. Cominciamo dalla pressione di B, che è logicamente 4 atmosfere. La pressione in B si capisce subito che è 4 litri perché è trimezzata rispetto alla pressione in A. È la legge di Boyle, se il volume triplica, la pressione diventa un terzo. Quindi da 12 atmosfere scende a 4 atmosfere. Invece la pressione in C di 2 atmosfere si ricava dalla legge dell'adiabatica tra B e C. Infatti noi nello stato B conosciamo pressione e volume, 30 litri e 4 atmosfere, nello stato C conosciamo il volume, 45 litri. Allora applichiamo l'equazione della trasformazione adiabatica, P per V uguale costante, P per V alla gamma uguale costante. E questa è un'equazione con tre dati e un'incognita. L'incognita è la pressione in C, che quindi ricaviamo con la formula inversa e l'indice adiabatico è il rapporto tra i due calori specifici a pressione e volume costante, che erano dati ed erano quelli di un gas monoatomico, perciò l'indice adiabatico viene circa 1,66. In questo modo con la formula inversa troviamo la pressione nello stato C che è 2 atmosfere circa. Ora che abbiamo la pressione in C, possiamo subito calcolare la pressione in D, perché se il volume diventa un terzo, cioè trimezza, la pressione triplica, da 2 sale a 6 atmosfere. Come scritto qua, nell'isoterma CD il volume trimezza, la pressione triplica. Adesso i calori scambiati dal gas con le due sorgenti alle temperature calda e fredda. Durante l'espansione isoterma il gas assorbe una quantità di calore Q2, durante la compressione isoterma cede una quantità di calore Q1. Durante le adiabatiche il gas non scambia calore con l'ambiente esterno. Il calore assorbito Q2, per il primo principio della termodinamica applicato all'isoterma, è uguale al lavoro compiuto dall'isoterma, lavoro in espansione, lavoro motore, che è rappresentato dall'area sotto la trasformazione a B.
Infatti sappiamo che una trasformazione isoterma, un'espansione isoterma, converte integralmente tutto il calore sottratto, diciamo assorbito dal termostato, lo converte in lavoro motore. Quindi il calore AB, o detto anche calore Q2, è uguale al lavoro svolto nella espansione di isoterma, quindi NRT2 logaritmo del rapporto dei volumi VB su VA, che questo rapporto è pari a 3 perché il volume triplica, quindi abbiamo il logaritmo di 3, e invece di NRT2 è meglio utilizzare il prodotto PV, che è indifferente calcolarlo in A o in B, tanto essendo questa un isoterma il prodotto PV rimane lo stesso. Per esempio lo calcoliamo in A, 12 per 10 sono 120 atmosfere litro, per il logaritmo di 3 il risultato è 132 atmosfere litro. Qui litri ho scritto sempre con la L minuscola, sbagliando, perché per convenzione va scritto con la L maiuscola. Il calore ceduto nell'altra isoterma si calcola nello stesso modo. Infatti il gas, quando si comprime isotermicamente, cede una quantità di calore pari al lavoro che subisce dall'esterno. Quindi il lavoro CD, un lavoro negativo, che si calcola anche lui NRT, logaritmo del rapporto dei volumi, al posto di NRT1 mettiamo il prodotto PV, e questo prodotto PV lo possiamo calcolare o come 6x15 o come 45x2, sempre 90 fa. Quindi 90 atmosfere litro, però poi c'è il logaritmo di 1/3, qui ho sbagliato a scrivere, non è VC su VD ma VD su VC, e il rapporto vale 1/3 perché VD è 1/3 di VC. Come si vede dal disegno, VD è 15 litri, VC 45. Questo rapporto lo possiamo rovesciare, 1/3 diventa 3, però dobbiamo mettere il meno davanti al logaritmo e quindi abbiamo meno 90 atmosfere litro logaritmo di 3. Il risultato è meno 101 atmosfere litro e vediamo che giustamente il calore assorbito è di più del calore ceduto, in quanto già sappiamo che la differenza tra il calore assorbito e quello ceduto poi sarà il lavoro del ciclo di Carnot. Proseguiamo con lo svolgimento del problema e il lavoro compiuto subito in ogni singola trasformazione. Come già detto, nelle isoterme calore assorbito ceduto e lavoro compiuto oppure subito sono uguali. Quindi il lavoro motore compiuto dal gas nell'espansione isoterma B è 132 atmosfere litro come il calore assorbito, mentre invece il lavoro subito in compressione CD è meno 101 atmosfere litro come il calore ceduto. C'è da calcolare adesso invece il lavoro nelle due adiabatiche. Nella adiabatica di espansione il gas fa lavoro motore, in quella di compressione lavoro resistente, però già sappiamo che questi due lavori sono uguali opposti, perché sono uguali i salti termici da B a C e da D ad A, sono uguali opposti i salti termici. Se vogliamo calcolare questi lavori uguali opposti, utilizziamo il primo principio della termodinamica applicato alle adiabatiche. Siccome il calore scambiato è zero, il lavoro è l'opposto della variazione di energia interna. Cosa anche logica, perché nella espansione adiabatica per esempio il gas fa lavoro motore e allora deve prendere questa energia per fare lavoro dalla sua energia interna e quindi si raffredda. Viceversa, nella compressione adiabatica il gas riceve energia dall'esterno sotto forma di lavoro di compressione e immagazzina questa energia nella sua energia interna e perciò si riscalda. Dunque, per calcolare il lavoro in una adiabatica bisogna calcolare la variazione dell'energia interna, che si calcola sempre NCV delta T, e senza commettere l'errore di pensare che siccome in questa formula c'è il calore specifico molare a volume costante, allora si applica, vale soltanto per una isocora. Questo non è vero. Questa formula, come già detto, vale per tutte le trasformazioni e permette di calcolare in una trasformazione qualunque, anche una adiabatica, la variazione di energia interna. Andiamo quindi a sostituire i numeri, servono le moli, il calore specifico a volume costante, il molare ce l'abbiamo, era 12,5 Joule su mol Kelvin. E poi ci serve il salto termico, noi conosciamo una temperatura sola, quella calda, quella fredda no. Dunque, per poter applicare questa formula abbiamo due incognite da calcolare prima, le moli e la temperatura fredda. Cominciamo con le moli, che possiamo ricavare dallo stato A, perché nello stato A abbiamo tutto, abbiamo volume, pressione e temperatura di 1000 Kelvin.
Perciò, come indicato qui nel file Excel, utilizzando l'equazione di stato dei gas perfetti in A, PV uguale nRT, possiamo ricavare N moltiplicando PV in A, quindi 12 per 10, 12 atmosfere per 10 litri, diviso R per T, quindi R 00821 atmosfera litro su mol Kelvin, per la temperatura di 1000 Kelvin. Eccola. E il risultato è circa 1,46 moli. Ora ci manca la temperatura fredda che possiamo ricavare per esempio dallo stato C, sempre con lo stesso metodo, con l'equazione di stato dei gas perfetti in C, PV uguale nRT. Stavolta ricaviamo la temperatura moltiplicando pressione per volume in C, quindi pressione 204 atmosfere per 45 litri diviso NR le moli, 1,46 per la costante dei gas perfetti. E il risultato è ragionevole, sono 764 Kelvin, un valore minore di 1000 Kelvin, infatti questa temperatura è più bassa della precedente. Ora possiamo quindi calcolare il salto termico, T2-T1, tra 1000 e 764 Kelvin c'è un salto di 236 Kelvin. Che andiamo a sostituire qua, le moli le abbiamo trovate prima e questo calcolo a questo punto si può fare e il lavoro BC sono più di 4000 joule, 4,31 kJ, lavoro motore durante l'espansione adiabatica. Questo lavoro viene positivo anche matematicamente perché il segno meno delta U, il segno meno viene annullato dall'altro segno meno del salto termico negativo, delta TBC. Infatti è un raffreddamento perché la temperatura scende, quindi abbiamo due segni meno che si compensano e il lavoro BC viene giustamente un lavoro motore. Applichiamo quindi la stessa formula per l'altro lavoro dell'altra adiabatica, ma tanto sappiamo che vengono uguali. E il motivo è che le moli sono sempre quelle, il calore specifico molare a volume costante pure e il salto termico è cambiato di segno. Perciò il risultato del lavoro è negativo, stesso valore. Giustamente lavoro resistente perché è questa compressione adiabatica dove il gas diminuisce di volume da 15 a 10 litri. Infine c'è da calcolare il lavoro del ciclo e il rendimento. Il lavoro del ciclo si può calcolare immediatamente come differenza tra il calore assorbito Q2 e il calore ceduto Q1, che erano 132 e 101 atmosfere litro. La differenza è 31 atmosfere litro. Volendo si poteva calcolare il lavoro del ciclo di Carnot anche con questa formula, NR è la differenza delle due temperature, logaritmo del rapporto di compressione, cioè dell'espansione tra A e B, ma sarebbe stato più lungo. È più conveniente invece calcolare il lavoro come indicato qui in verde, cioè come differenza tra il calore assorbito Q2 e il calore ceduto, che in questo esempio è 160 joule, ma nel nostro problema, erano 132 e 101 atmosfere litro. Infine il rendimento si può calcolare in vari modi o con la definizione, cioè quanto lavoro fa il ciclo di Carnot diviso il calore che assorbe. Questa è la cosa più semplice perché abbiamo calcolato il lavoro 31 atmosfere litro, conoscevamo il calore assorbito 132 atmosfere litro, quindi il rapporto tra 31 e 132 è circa il 24%, quindi un rendimento abbastanza basso. Vuol dire che soltanto il 24% del calore assorbito viene trasformato in lavoro motore, cioè 31 atmosfere litro sono il 24% di 132 atmosfere litro. Altrimenti potevamo utilizzare queste altre due formule per il rendimento, 1 meno T1 su T2, e cioè 1 meno la temperatura fredda a 764 Kelvin diviso la temperatura calda che era 1000 Kelvin, e avremmo ottenuto lo stesso il 24%, oppure potevamo fare 1 meno Q1 su Q2, cioè 1 meno il rapporto tra 101 atmosfera litro in modulo e 132 atmosfere litro. Avremmo ottenuto ancora il 24%.